Buongiorno Vigevano, oggi nella rassegna stampa di Vigevano Futura parleremo di raccolta rifiuti differenziata. Come è noto a Vigevano, la raccolta rifiuti differenziata viene effettuata attraverso il sistema del porta a porta, vale a dire che gli operatori di ASM vengono a raccogliere i rifiuti davanti alle porte delle nostre abitazioni. Questo sistema ha dimostrato di funzionare? Assolutamente no, infatti la città è sporca, il servizio costa di più alla collettività e ci sono numerosi disagi per i cittadini. Perché è sporca? Perché la città è piena di sacchi che tutti i giorni vengono esposti dai cittadini. Perché costa di più? Perché ovviamente il servizio di raccolta dei rifiuti davanti alle abitazioni di tutti i cittadini necessita di numerosi operatori che vengono ovviamente reperiti attraverso gare d'appalto che fanno ingrassare le solite cooperative con ulteriori costi a carico dei cittadini. Perché crea disagi? Perché non solo si ha una situazione di difficoltà per il cittadino che deve seguire il singolo calendario tutte le volte per esporre l'immondizia, ma se pensiamo ad esempio ai condomini, crea ulteriori costi perché devono pagare qualcuno che metta fuori i bidoni condominiali e poi li ritiri una volta che gli operatori sono passati a raccogliere l'immondizia. Esistono delle soluzioni? Certo. E questi costi come si ripercuotono sulla cittadinanza? Come paghiamo a Vigevano la tariffa rifiuti? Abbiamo la famosa tariffa puntuale, cioè che paghi per quanti rifiuti fai, che ci avevano promesso Andrea Ceff e Andrea Sala quando è iniziata la raccolta rifiuti differenziata a Vigevano? Assolutamente no. Oggi la raccolta rifiuti a Vigevano si paga attraverso il sistema di quanti metri hai di casa e quante persone sono residenti nella tua abitazione. Quindi paghi indipendentemente da quanti rifiuti fai. La tariffa puntuale invece dice paghi in relazione a quanti rifiuti conferisci, quanti rifiuti produci. Ora la soluzione esiste e si chiama cassonetto. Noi di Vigevano Futura diciamo bisogna tornare al cassonetto perché se si sbaglia non si può continuare a sbagliare sulle tasche dei cittadini vigevanesi. Ci sono esempi positivi? Certo, già qui vicino a noi a Voghera hanno deciso qualche tempo fa di riportare alcune zone alla raccolta rifiuti da porta a porta a cassonetto e stanno pensando di riestenderlo a tutta la città. Bologna di recente ha capito che la raccolta rifiuti porta a porta non funzionava e quindi ha deciso di tornare al cassonetto. E poi esistono esempi virtuosi dove da diverso tempo la raccolta rifiuti differenziata viene fatta col cassonetto e funziona. Pensiamo a Grosseto e pensiamo a Ferrara, dove la tariffa puntuale si applica da un sacco di tempo. Ad esempio a Ferrara, come del resto a Grosseto, esistono questi cassonetti intelligenti, quindi delle postazioni dislocate in diverse aree vicino alle case dei cittadini, come avevamo in passato noi a Vigevano, dove però tutti presenti con una tessera che si chiama Ferrara Tessera Smeraldo e che consente il riconoscimento. Quindi se io sono dell'area posso conferire, se non sono residente nell'area non posso conferire. Una volta che mi viene riconosciuta la tessera, si apre la calotta, cioè il coperchio del singolo cassonetto differenziato dove io devo mettere il mio rifiuto che ho già differenziato, lo metto sopra, viene pesato dal cassonetto intelligente e poi mangiato dal cassonetto, così che verrà riconosciuto l'utente con il peso della tipologia di rifiuto che ha fatto. Questo è un esempio semplice per far capire come con minori costi e con minori difficoltà e disagi per il cittadino è possibile pagare di meno sia per il servizio di raccolta generale e far pagare di meno il cittadino perché paga solo per quanto consuma. Come dice il detto, sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico e secondo noi anche stupido se a pagarne poi le conseguenze sono le tasche dei cittadini vigevanesi.